Bentornati sui miei video. Abbiamo visto nei video precedenti come creare un programmino che riceve gli spot di XCluster. Abbiamo visto poi come creare una classe con tutte le informazioni riguardanti lo spot. Vediamo oggi come creare una classe che contiene una lista di entità che potremo interrogare ogni volta che si riceve uno spot per sapere l'entità spottata a quale nazione, quindi a quale entità appartiene. E quindi possiamo sapere anche il continente, il nome della nazione e importantissimo il DXCC number che servirà più avanti, poi vedremo. Allora, io ho già preparato un file entities.py e un file .ini che contiene tutti i prefissi, i nomi dell'entità, continente, DXCC number, i two number e l'altro che cos'era? Era sempre un numero riferito allo YARU number, mi pare. Ok, vediamo subito come realizzare questa classe. Quindi subito scrivo class entities, aperta e chiusa parentesi, non eredito nulla, quindi lo lascio senza altro, e vado a preparare il costruttore, quindi def init self, e a questo punto per il costruttore dobbiamo caricare il contenuto di questo file, quindi metto qui come parametro file uguale entities.init. Ok, allora, questo parametro può essere sovrascritto, nel senso che se al costruttore non lo dichiaro, lui ha una costante di default. Posso però specificare da codice se non voglio caricare questo file. Questa è una cosa di comodo. Ok. Allora, qui nel frattempo scorre. Allora, innanzitutto io l'ho concepita, la base dati che contiene questa entità è un dizionario in Python, quindi abbiamo delle chiavi e dei valori. Dato che i prefissi sono univoci, quale struttura dati migliore del dizionario non esiste. Quindi faccio self.quindi sto costruendo l'oggetto, self.entità e gli dico che è un dizionario al momento vuoto. Adesso andiamo a vedere se questa cartella esiste. Dobbiamo importare il modulo OS, quindi import OS, che contiene tutto l'armamentario necessario alla lettura e alla scrittura di file da disco. Questo io adesso lo metto come import globale, ma può essere importato anche staticamente, ma non vorrei complicare. Allora, usiamo il nuovo metodo, quindi with open file, quindi andiamo ad aprire il file, questo se non lo specifico, R in lettura, as f, ok. Facciamo prima un controllo, vediamo se questo file esiste, quindi if os.path.exist file, ok, quindi se il file esiste lo apri, altrimenti da un errore. In questo modo posso gestire l'eventuale assenza del file. Mettiamo qua ini file. Ok, e quindi stiamo aprendo questo file, quindi per ogni linea di questo file, quindi for each line, per ogni linea contenuta in ini file contiene tutto, io devo splittare le singole righe, le singole linee, quindi devo mettere split line. Split lines
Questa l'abbiamo vista anche ieri, mi pare, sì. Quindi per ogni linea, allora c'è già non un problema, una cosa che dobbiamo notare. Vedete che prefissi 1, prefissi 2, queste righe non contengono informazioni utili e quindi durante il flusso del programma sicuramente darebbe errore. Dobbiamo gestire queste righe. Ok, questo è un file che esiste soltanto, è un file che ho fatto io, queste sono delle entità che ho preso io dal database, ho fatto questo file lì, quindi non esiste se lo cercate in giro, sta soltanto sul mio sito. Ok, quindi per ogni linea facciamo subito il controllo se la linea contiene l'uguale, vedete che questa non contiene uguale, io perlomeno l'ho concepito così, se l'uguale è nella linea, allora sviluppa quello che è l'entità. Ok, facciamo una tupla. Questa tupla contiene le informazioni contenute nella linea, splittate scusate, sì, splittandola dall'uguale. Ok, quindi lui spezzerà il prefisso da tutto il resto. Esatto. E quindi aggiungiamo questo al dizionario, quindi self.entità chiave tupla 1. Qui possiamo anche facciamo così, così è più chiaro. Perché io le faccio a mente, poi mi viene in mente, voglio fare il più semplice possibile per dare modo a tutti di smanettare con il codice. Quindi chiave e valore. Qui K è uguale a un valore. Quindi la chiave è questo prefisso, vedete 1A, 1S, 1D, I per l'Italia e i valori sono questi qui. Quindi inserisci nel dizionario questa chiave e questo valore. Ok, a questo punto ci siamo. E possiamo anche fare una prova facendo un'istanza di questo oggetto. Quindi if name uguale main. Istanziamo questo oggetto. Quindi e è uguale a entities, ecco, vedete, non specifico nessun parametro, quindi lui andrà a prendere il file di default. Chiudo un attimo questo, ok, avvio. C'è un errore. Vabbè, certo, è chiaro, quindi su questo file, punto read. Ok, e poi splitta, mancava un pezzetto. E infatti qui ci diceva che questo oggetto non era stato ancora letto. E infatti vedete, adesso se cancello e riavvio, il programma parte e si ferma subito, perché non ha fatto errore, ha fatto tutto ma non ha trovato errori, quindi bene, ci siamo. Adesso possiamo qui stampare ad esempio e.entities print. Possiamo vedere tutte le entità che sono nel dizionario. Avvio. Eccole qua. Vedete, le ha caricate. Questa è la sua struttura dati, formattata in questo modo. Vedete, ci sono tutti. Haiti, Indonesia, Italy, Rodrigues Island, Antartica, Indonesia, Malesia, Russia, eccetera, eccetera. Ci sono tutte, non manca niente. Vedete, un file così grande, il computer in quanti secondi, in quanto poco tempo, in quale frazione di secondo l'hai elaborato? Vedi, riavvio. Hai elaborato e stampato. Ok. A questo punto possiamo fare la richiesta dando un nominativo a quale entità appartiene. Oltre all'entità ci deve dare il DXCC number, ci deve dare il continente e i numeri del
della zona, la UAS, la UAS, UAS number, e il numero ITU, la zona ITU. Quindi facciamo una funzione che la chiameremo get entities self, non è statica, questo metodo non è statico, e riceve un callsign. Quindi questo self va a prendere questo, si riferisce a questo oggetto, non è statico, non è un metodo statico. Ok, a questo punto, come dicevo, questo è un programma che io già porto avanti da tempo. Vedete che qui ho suddiviso prefissi 1, prefissi 2, poi c'è prefissi 3, prefissi 4 addirittura. Sono le lunghezze del prefisso. Vedete? Questo è prefissi 3. Il prefisso è composto da 3 caratteri. Prefissi 2, il prefisso è composto da 2 caratteri. E prefissi 1 è composto da un solo carattere, vedete, prefissi 2 che separa le varie sezioni. Quindi, allora, io appena ricevo il nominativo, devo subito prendere le prime. Non mi serve che mando tutto nel metodo, devo prendere soltanto l'inizio del nominativo, quindi soltanto il prefisso. Per fare questo devo trimmare, si dice, devo trimmare. Lo faremo con le slice, il nominativo. Quindi se callsign useremo le slice, quindi dall'inizio fino al carattere 4. Quindi questo nominativo così trimmato è contenuto in self.entità. Adesso mettiamo pass. Copio e incollo per 3 volte, per altre 3 volte, insomma per 4 volte. Lo faccio 4 volte, 2 e 3. Qui facciamo elif, elif, elif. Andiamo a capo, mettiamo pass. Qui pure mettiamo pass, che adesso implementeremo, quindi, e qui sotto pure pass. Quindi lui prende i primi 4 caratteri e controlla nel dizionario. Se questi 4 caratteri non ci sono, allora lui ne prenderà 3, controlla la corrispondenza. Se non c'è, ne prenderà 2. Se non c'è, ne prenderà 1. Altrimenti dovrà restituire, in questo caso, else, return none. Poi dopo lo implementeremo. Allora, per fare questo, dato che l'entità in realtà potrebbe essere a sua volta un altro oggetto, io faccio una classe nuova che chiamo entità, non eredita nulla, e questa entità ha dei parametri. Mentre questo è il contenuto del dizionario, questa è proprio la classe, proprio l'oggetto che ci interessa. Quindi facciamo un costruttore def. Init self line, possiamo fare così. Passeremo al costruttore questa linea, così come abbiamo fatto nel video precedente con gli spot. Noi passeremo questa linea che verrà splittata e dallo split avremo i nostri campi. Allora, definiamo subito i campi. Self.name, il nome dell'entità. Self.dxccnumber, self.continent, il continente. Ok, allora, quindi qui istanzieremo un oggetto che verrà poi restituito, quindi qui facciamo return. Quello che sta nel dizionario, quindi facciamo l'istanza di un'entità costruita con self.entità callsign e 4
punto splittato dal carattere, che in questo caso è il punto e virgola, il carattere che separa i campi e punto e virgola, vedete? Quindi questa è la chiave del dizionario, il prefisso. I campi successivi sono, vedete, separati da questo carattere qui, e noi splitteremo appunto questo carattere. Nel video precedente avevamo usato lo split senza nulla, che splittava sugli spazi. Facciamo questo per 4 volte. Nel caso in cui l'entità non è nella lista, costruiremo un oggetto a mano con delle costanti. Ecco, quindi entità, questo no, facciamo così. Allora, innanzitutto il testo, il nome, il testo che sarà sconosciuto. Dato, vedete che è tutto formattato. Se io scrivessi sconosciuto mi verrebbe tutto disallineato, quindi dovrei fare un metodo che si chiama lgiust, che inserisce dei spazi alla fine del disconosciuto, inserisce, guarda, che sono, affinché tutto diventa lungo 35. Questi sono 35 caratteri in tutti, vedete, è sempre allineato. Mi pare che è 35. Mi pare di ricordarmi, forse mi ricordo male. Altri parametri che lasciamo vuoti per adesso. Qui mettiamo 0, 0 come stringa, però, virgola 0, e il DXCC number gli diamo meno 1. Ok, quindi qui possiamo assegnare i valori alla linea. Linee, questo è il quarto del è il continente, sì, no, è di questo, il continente sarebbe 1. Allora mettiamolo qui prima, così facciamo le cose lineari. Qui è line indice 0 e qua è line indice 4. Quindi sono questi: il nome indice 0, continente indice 1, 2, 3 e 4. Questo è di XCC number, che è linea 4. Ok, quindi lui, questo metodo restituirà un oggetto. Ok, adesso possiamo stampare e.getEntità fornendogli un nominativo. Adesso, se io fornisco iz0 kba, lui mi dovrebbe stampare a video Italia, no, questo ci restituisce un oggetto. Innanzitutto vediamo se funziona, se non dà errori. Ok, c'è un errore, cerchiamo subito di capire qual è. Sì, ho capito. Allora, lui dà errore, manca una parentesi. Manca una parentesi qua tra qui. Ok, soprattutto lo diceva linea 27, mancava una parentesi. E non va qui, ecco, c'è un errore, non andava qui ma lì. Vediamo un po' adesso. Ok, funziona. Vedete che ci stampa il riferimento all'oggetto. Ci stampa questa cosa strana qui, che è riferimento all'oggetto. Tutto a posto. Tutto a posto. Get entità iz0 kba, quindi possiamo fare il toString come abbiamo fatto prima. O possiamo stampare direttamente il campo. Quindi se qui facciamo punto name, ci stamperà Italy. Ecco qua, Italy. Se do, insomma, un nominativo americano, K0 bla 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 bla, ci stamperà United States of America. Eccolo qui. Se metto un nominativo che inizia con la F e poi un numero e qualcosa, ci stamperà France. France. Ok, quindi funziona. Possiamo tornare qui su spot. E sì. E
e implementare, abbiamo visto prima che dava delle informazioni, iniziava a dare delle informazioni più o meno utili. Un'informazione che sicuramente sarà utile sarà quella dell'entità e del continente, no? Io voglio sapere quel nominativo a che entità corrisponde e dove si trova nel mondo, quindi il continente. Anche il DXCC number è molto importante. Poi lo vedremo sicuramente nel video successivo. Ecco qui, abbiamo ricevuto il primo spot, e siamo ricevuto uno spot, e questo qui che cos'è? 5B4VL, chissà chi è, DQ1, questo qua è chissà chi mai sarà. Posso quindi, istanziando questo nuovo oggetto, avere queste informazioni ulteriori. Adesso io non mi ricordo come avevo fatto nel frattempo qui fermo. Come avevo fatto nel programma quello finito, mi pare che avevo fatto così. From entities import entities. Ok. Mi pare che avevo fatto così, quindi ho nella main, qui vabbè, istanziamo questo. Nell'inizializzazione dello spot a questo punto avrò anche self punto lo devo creare, quindi entities. No, non qui ma nella main dovevo farlo, quindi tolgo questo da qui. Ok, lo devo mettere qui. Allora, il programma fino adesso partiva e non caricava niente, cioè partiva e eseguiva il programma, l'interprete eseguiva direttamente il programma. Adesso deve iniziare, prima di avviarsi, deve iniziare a leggere dei file dall'hard disk, quindi prima di avviarsi ci metterà un tempo, abbiamo visto che il tempo comunque è minimo. Il programma, vedete, sta crescendo in vari modi. Vado a istanziarmi, ecco qui abbiamo istanziato l'oggetto del socket e qui sotto istanziamo le entità. Istanziamo queste qui, qui nello spot, nel costruttore gli diciamo, facciamo così, facciamo info, questa è una variabile di comodo, che sono le info varie, e facciamo main, forse va importato il main, adesso vediamo, main.entities, sì, forse, vediamo self.callsign, ok, questo un attimo, questo vediamo info punto abbiamo detto name, vediamo se funziona così o devo importare anche il main, facciamo una prova, riceviamo i primi spot, sì, c'è errore perché non ho giustamente importato qui la main, qui in alto devo importare questo. Quindi andrà a importare, possiamo pure fare from main import entities. Ok. Vediamo se non si arrabbia. Sì, non può fare, quello si chiama un'importazione incrociata, ma la può fare. Facciamo come prima, import main, dai. Import main. Vediamo se funziona così. Sì. Aspettiamo i primi spot, vediamo se non dà errore. E poi implementeremo la stampa, quel toString, quel metodo lì, che ci indicherà anche questi valori in più. Sì, allora non funziona perché mi sono scordato una cosa. Allora, entità giustamente dobbiamo chiamare il metodo get call sign, get entities, adesso dovrebbe funzionare. Quindi abbiamo questo nuovo oggetto che lo assegniamo a questo campo. Già che ci siamo qui sul metodo toString che stampava quella stringa sotto con tutte le informazioni, possiamo aggiungere
che essendoci uno spot nominativo, quindi l'entità, quindi self.entità, sulla frequenza, eccetera, eccetera. Vediamo adesso se funziona tutto. Vediamo che cosa accade. Aspettiamo il primo spot. Eccolo qui. Abbiamo ricevuto uno spot W1 LLE United States of America. Vedete questi spazi? Questi erano perché su questo file ci sono questi spazi. Adesso lo correggiamo. Basterà andare qui e fare punto strip. Ecco qui un altro di LY13LY Lituania. Fermo un attimo, riavviamo. Adesso tutti quei spazi saranno spariti. Scusate questo. Ok. Il metodo strip toglie tutti i spazi. Se non specifico niente, posso specificare quale carattere rimuovere. Ed ecco qua, vedete. DR1 Tesla e Federal Republic of Germany sulla frequenza, eccetera, eccetera. Poi abbiamo ricevuto IT9 che è Italia. Sicilia, SP7 e Polonia. Vedete come il programma inizia a crescere e a diventare interessante. Adesso ovviamente questo è un esempio, non è bello così. Possiamo fare il metodo toString. Possiamo, ecco, allora non stampare più prima la riga, dov'è qui? Stampiamo prima la linea e poi stampiamo il metodo toString dell'oggetto. Possiamo stampare direttamente il metodo toString che contiene anche la prima linea, senza tutti questi ammennicoli che ho aggiunto a scopo didattico. Allora, ridefiniamo qui il toString. Sì, quindi return. Vediamo se mi permette di fare line. Facciamo un attimo così, facciamo self.line. Mi sa che non me lo permette. Ci proviamo. Sulla frequenza no. Poi stampiamo banda e modo. Quindi stamperà questa riga qui. Uno spazio l'entità, possiamo mettere anche questa, l'entità, la banda in modo. La interrompo e riavvio, salvando prima. Forse un dubbio, forse d'errore, forse vediamo se non d'errore. Questa è la cosa qui. Infatti. Allora dobbiamo fare un altro campo che chiameremo self.txt che è uguale a line. Self.txt. Adesso dovrebbe funzionare perfettamente. Aspettiamo il primo spot. Ecco qui. Sì, mi sono scordato di togliere questa non serve più. Fermo e riavvio. Stampava doppio, avete visto che stampava doppio, no? Quindi istanzia l'oggetto e stampa l'oggetto seguendo il metodo toString, che è quello che abbiamo implementato. Quindi stamperà la linea, poi stamperà l'entità, banda e modo. Aspettiamo il primo spot che arrivi. Quando si fanno queste prove, meglio farlo su uno skimmer così arrivano senza che aspetti tanto tempo. Però, vabbè. Ecco qua, arriva lo spot normale, a cui abbiamo aggiunto l'entità, la banda e il modo. Ok, adesso nel prossimo video io farei un altro oggetto che contiene tutti gli utenti LOTV. Una volta arrivato lo spot, abbiamo visto già come creare il costruttore che estrapola il nominativo, passeremo a quell'oggetto il nominativo che ci dirà se è un utente o meno delle LOTV,
e ci visualizzerà da quanto tempo non carica il suo log sul sistema e ci darà anche i giorni. Io, come ripeto, questo è un programma che ho già fatto e l'avevo implementato in questo modo perché mi era comodo sapere se era un membro e da quanto tempo siamo in attesa che carichi il log. Vi aspetto nel prossimo video, vi invito a mettere mi piace e niente. Ah, ecco, prima di chiudere voglio fare una cosa. Vedete che è tutto spostato, si capisce poco. Vado qui, vado a togliere questa cosa che strippava, come si dice, no? Che toglieva gli spazi. Questa cosa non mi interessa più. La tolgo, così mi mette tutti gli spazi e vedo tutto allineato. Vediamo un po'. Allora, blocco e riavvio. Adesso gli spot arrivano tutti allineati. E poi chiudo, finisco il video. Giusto un minuto che arrivano i primi spot. Ovviamente se avete dei suggerimenti, se avete delle correzioni, no? Potete scriverli nei commenti no, è successo qualcosa, forse mi sono sbagliato. Sì, ho cancellato un parametro in più. Ok, riblocco tutto e riavvio. Vedete, io sto proprio in diretta, sto facendo il programma proprio passo passo. Vedete che con un'ora circa già siamo a un buon punto, siamo a un buon punto veramente. Poi facciamo anche l'LOTV nel prossimo video e poi facciamo il caricamento del proprio log e la colorazione varia di vari spot. Ecco qua, vedete tutti questi spazi. Adesso tutti gli spot che arrivano sono tutti ben formattati, diciamo. Ecco, vedete. Nonostante questi spot hanno lunghezze diverse, rimane sempre allineato. Va bene, con questo concludo e vi aspetto nel prossimo, in cui, ripeto, faremo il caricamento degli utenti LOTV.